Leonardo DiCaprio e le sue sette vite, come ho sconfitto la morte. Si dice che i gatti abbiano sette vite, ma oltre a loro a quanto pare c'è anche Leonardo DiCaprio. La star che ha conquistato il pubblico con i suoi ruoli da eroe senza tempo, nasconde in realtà un passato davvero particolare che non tanti conoscono. Si è parlato molto di lui e della sua rincorsa all'Oscar, durata parecchi anni, nella quale solo un film come Revenant è riuscito a fargli vincere l'agognata statuetta, ma ci sono altri dettagli che fanno scoprire chi è veramente l'attore nella sua vita quotidiana, oltre lo schermo e di come abbia addirittura sconfitto tre volte la morte. La vita incredibile di Leonardo DiCaprio. L'attore ha una vita incredibile, ma a differenza di altri colleghi del mondo dello spettacolo, la sua non è solo tra party e serate di gala. DiCaprio ha sempre mostrato una grande sensibilità verso il sociale e l'arte, un esempio? Ha versato $61.000 per sostenere i diritti degli omosessuali, mentre 3 milioni per la salvaguardia degli oceani. Oltre a questo l'attore è proprietario di un'azienda di caffè equo solidale, possiede un'isola al largo del Belize su cui ha intenzione di costruire un eco resort e infine, si è aggiudicato all'asta un quadro originale di Salvador Dalí. Saper coniugare la propria fama con la sensibilità e l'impegno sociale lo hanno reso una delle personalità più ammirate nel panorama del cinema internazionale. Un dettaglio che non molti conoscono di lui è che la star ha rischiato la vita per ben tre volte e per questo si dice che DiCaprio abbia sette vite proprio come i gatti, ma che cosa è successo? Correva il 2005 quando l'attore era stato aggredito da una donna, la quale gli aveva rotto un bicchiere in faccia, in seguito l'aggressore è stato messo in carcere. Oltre all'attacco con il bicchiere, la star ha rischiato di non sopravvivere al lancio con il paracadute, che non si è aperto durante la discesa. Infine, l'attore è stato attaccato da uno squalo, era il 2006 e DiCaprio stava girando il film Blood Diamond, quando decise di fare un'immersione con un gruppo animalista per salvare gli oceani. L'attore in quell'occasione, rimase faccia a faccia con uno squalo bianco, uscendo miracolosamente indenne. Altre curiosità dell'attore e della sua vita da star. DiCaprio è conosciuto prima di tutto per il suo talento come attore e per aver recitato in alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema internazionale, come appunto Titanic, Revenant, The Wolf of Wall Street e The Beach. Oltre a questo però, l'attore ha anche una certa fama come Don Giovanni, in particolare con le modelle. A Leonardo DiCaprio piacciono le ragazze alte, bionde, bellissime che cavalcano le passerelle di tutto il mondo. Alcuni rumors affermano anche che insieme al suo miglior amico Tobey Maguire, crearono il gruppo The Pussy Pose, quattro single a caccia di modelle giovani e bellissime. Non c'è dubbio sul fatto che Leonardo DiCaprio abbia una vita sulla cresta dell'onda, il suo talento l'ha portato ad essere uno degli attori più amati della storia di Hollywood, ma la sua non è solo questione di talento, c'è anche una buona dose di fortuna e l'incontro con lo squalo lo ha confermato.